Buongiorno da Piercarlo Lava, sono con Renzo Penna, consigliere comunale del SEL Sinistra Italiana, capogruppo e presidente della Commissione Cultura. Perfetto. Bene. E, questa intervista vuole essere un question time, cioè il momento delle domande, come dicono in Svizzera. La prima riguarda il verde urbano. Il verde urbano a 360 gradi, quindi mi riferisco alla manutenzione del verde, delle aiuole e delle piante e della gestione. Ecco. Qui ci sono degli, a mio avviso ci sono degli aspetti che sono migliorati in questi ultimi 3-4 anni e altri che invece si poteva fare di più e che quindi resta da fare. La tua opinione qual è? La mia opinione è che in tantissimi anni Alessandria ha dedicato l'attenzione dovuta al verde pubblico, ne è risposta, ne è documentazione il fatto che proprio in questi giorni si sta discutendo in commissione, e credo che arriveremo alla delibera, il regolamento del verde pubblico. Cioè Alessandria è una città che per tantissimi anni non ha avuto un regolamento del verde pubblico. E poi naturalmente, anche se alcuni segnali di maggiore attenzione ci sono stati, penso alla riorganizzazione di Viale 20 Settembre, penso ad alcuni avvii di piantumazione, penso all'avvio del bosco in città dietro a Panorama, insomma una serie di maggiori sensibilizzazioni. Però se si vuole che il pubblico, in questo caso l'amministrazione, dia priorità o comunque ponga il pubblico in una posizione di maggior rilevanza, servono più risorse e più uomini. Oggi la condizione, ad esempio, della struttura del verde dice che ci sono sei giardinieri, alcuni di quali, come dire, qualche difficoltà nel tipo di lavoro e attività. Quindi il verde pubblico, il verde in particolare, in questi anni ha dovuto utilizzare o la collaborazione di privati o le cooperative. È stato assegnato alle cooperative. Però insomma qui c'è una battaglia culturale che va fatta. Io do molta importanza al regolamento del verde urbano, che disciplina anche come si realizzano le opere, come si determinano gli interventi. E quindi chi deve fare cosa? Chi deve fare cosa e che il giudizio dei responsabili del verde sia adeguatamente tenuto in conto. Se no si fanno parcheggi come si sono fatti per decenni ad Alessandria, dove non c'è una pianta, non c'è l'ombra, non c'è il verde. Certo. In sintesi potremmo dire che nonostante tutti i problemi che ci sono stati finanziari a seguito del dissesto, nonostante il fatto che le cooperative all'inizio non lavoravano bene e poi sono migliorate, che la manutenzione del verde a livello aiuole ha raggiunto un livello accettabile, forse si può fare fino a meglio. Quello che manca ancora è invece la gestione degli alberi, nel senso che mancano molte piante e non sono state reimpiantate. Sì, l'unico intervento ultimamente è la ristrutturazione che dicevi prima di Viale 20 Settembre, che prevede anche il reimpianto, se non sono informato male, delle piante mancanti. Sì, presenteremo nei prossimi giorni uno studio sui viali di Alessandria. Sì, perfetto. Dove ad esempio su Viale Borsalino noi segnaleremo l'esigenza su quel viale di intervenire. Perché sì, ma Viale Borsalino, Spalto Camondio, Spalto Marengo. Alcuni sono in condizioni buone, altri ne mancano invece parecchie a piante. Sì, mancano parecchie, ma ci sono le motivazioni. Adesso abbiamo avviato una collaborazione con l'Università di Alessandria e con biologia in particolare, perché appunto bisogna anche capire la diagnosi, il motivo per cui queste piante si sono ammalorate. Ma sono state abbattute molti anni fa. Di recente, ecco, ad esempio, è stato potato viale di Via Galimberti, che è un bel viale, questo 7-8 mesi, 9 mesi fa, sì. E sono stati abbattuti 3 o 4 alberi, oltre a quelli che già mancavano. Sì, ma molto probabilmente. Però molti sono mancanti. Quando un albero è ammalorato, è giusto nella città che viene sostituito. Bisogna però mettere in campo un piano di ripiantumazioni che riguardi anche il centro urbano, perché la città di Alessandria ormai, visto che è collocata in pianura padana, avrà sempre più estati torride e bisogna che i cittadini di Alessandria abbiano non troppo distante da casa luoghi
parchi pubblici che consentono certo, di poter certo. vivere meglio la qualità dell'aria e quant'altro. La qualità della vita. E, veniamo ad un altro argomento, ad un'altra domanda. La partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Ecco, da quanto risulta dai fatti, la giunta della quale tu la consigliera italiana e SEL fai parte, assieme a Lombardi, eccetera, e, si sono fatti 3 anni di commissioni, sembrava fatta per la reintroduzione dei consigli di ambito territoriale, che sarebbero stati la sostituzione dei consigli di quartiere, su base volontaria, sembrava fatta, ma poi dopo 3 anni non si è fatto nulla. Quindi cosa si deve pensare? Che non si vuole la partecipazione dei cittadini? Ma non ci si crede a fondo? È stato fatto un lungo lavoro in commissione dal presidente della commissione, poi, e poi alla fine non si è arrivati a una conclusione. Adesso forse è utile che tu magari senta direttamente il presidente di questa commissione, che si era molto impegnato, e poi, però alla fine il risultato non c'è. Francamente io penso che, come dire, la necessità di partecipazione, una città come Alessandria che non brilla mai, non ha mai brillato per tantissima partecipazione, deve essere non solo una cosa che non deve far paura, ma deve essere assolutamente una cosa che va richiesta, anche perché per tutta una serie di aspetti, quelli che stiamo discutendo, e ho visto che se n'è anche accorto Grillo, che sta gestendo con la sua sindaca Roma, ormai il ruolo dei cittadini è fondamentale per risolvere problemi di piccola manutenzione, nel senso che gli enti locali, con i tagli delle risorse che hanno sin qui avuto, non ce la fanno a rispondere sul tutto. Quindi elementi di partecipazione, elementi che valorizzino i beni comuni, ad esempio questa è stata una scelta fatta da questa amministrazione, dall'assessore Cattaneo, quella dei beni comuni, con una deliberazione, con la possibilità quindi di cittadini che si facciano carico di un determinato bene del comune, aiutato dai tecnici dal comune per realizzare. Ecco, però non è che poi rimane solo sulla carta queste delibere. Ad esempio Forte Acqui è un esempio di una zona, quartiere, quindi la conosco molto bene, che era stata per tantissimi anni lasciata all'abbandono, dove adesso con l'inserimento da un lato degli orti per i cittadini, dall'altro per percorsi di manutenzione, addirittura di come dire, piccoli allevamenti di api e quant'altro, sta tornando ad essere un punto di vita. Ecco, anche se per quanto riguarda, per finire questa domanda, sì, la partecipazione dei cittadini, ad esempio il Movimento 5 intende ben diversamente, non intende solo, ecco, un regolamento che preveda magari la collaborazione dei cittadini, come hai detto tu, per determinati, la gestione di determinate situazioni, determinate zone come Forte Acqui, eccetera. La prevede proprio come partecipazione alle decisioni politiche, ecco, o comunque prima delle decisioni importanti, dico io quantomeno prima delle importanti, un incontro con cittadini e associazioni sarebbe utile per governare quel consenso. Sì, però sono cose che ci sono sempre state, diciamo, nella fase, nel periodo in cui le forze politiche erano forze politiche che avevano un radicamento tra i propri elettori e nel territorio. Naturalmente scontano coloro che fanno gli amministratori il fatto che oggi le forze politiche siano molto ridotte nella loro capacità di coinvolgimento dei cittadini. Naturalmente io, diversamente dai 5 Stelle, penso che ci sia da realizzare il massimo di coinvolgimento, però coloro che poi sono stati investiti di un ruolo, siano essi consiglieri o amministratori, devono avere, come dire, non possono essere eterodiretti, devono avere la possibilità di poter decidere. Ecco, ma questo è è giusto, su cui è giusto avere un confronto e, se è possibile, anche una sfida con il Movimento 5 Stelle, non c'è niente di nuovo, c'è una caduta di partecipazione perché è una crisi dei partiti storici. Certo, e visto che siamo entrati nell'argomento del Movimento 5 Stelle, torniamo alla domanda che ti ho fatto nell'altro video sullo, sì, scenario politico. Ecco, questo frazionamento del centrodestra, al momento almeno, e del
diciamo dell'area di centrosinistra, con la nascita del quarto polo, con la lista di Miraglia, eccetera, la lista le liste di Marosini, insomma, questo frazionamento anche diciamo, del centrosinistra e del centrodestra. Non ritiene che alla fine favorirà, vantaggerà il Movimento 5 Stelle? Ma Rischi di avvantaggiare, sì, rischi dal tuo punto di vista, sì. ovviamente. Bah, insomma, naturalmente io sono rispettoso del voto dei cittadini, non ho un giudizio pregiudizialmente contrario ai 5 Stelle, alla voglia di avere assunzione di responsabilità, i cittadini lo decideranno. Naturalmente io penso che sarebbe utile anche per questa città non avere ulteriori cambi di amministrazione, perché Alessandria è in crisi e in difficoltà, perché ogni volta, ormai da un po' di tempo a questa parte, chi è arrivato a governare, come dire, ha ribaltato tutto quello che avevano deciso gli altri. Ma al di là di questo, chi ha più filo tesse più lane, insomma. L'altra volta ricordo che comunque il centrodestra si presentò diviso, la Lega andò da sola. Adesso questa volta c'è una maggiore percezione di quello che può essere il ruolo del Movimento 5 Stelle rispetto alle questioni nazionali. Andremo a vedere, insomma, valuteremo, i Sì, cittadini però decideranno. se ti posso fare quest'ultima domanda, poi chiudiamo questa Sì. parte di video. Io credo che per quanto riguarda l'attuale giunta, l'attuale maggioranza della quale tu fai Sì. parte, indubbiamente le difficoltà di riuscire a essere confermati sono sicuramente maggiori che quella di vincere le elezioni 5 anni fa, visto lo scenario generale. Beh, 5 anni fa il ballottaggio andò a una destra che era in grandissima difficoltà, e uno dei motivi per cui oggi nelle classifiche viene penalizzata la sindaca Rossa è che al secondo turno fece il 63%, in pratica combattendo con un avversario che presentava una situazione, un bilancio quanto mai negativo. No, queste frazioni, queste difficoltà, queste ripartizioni nel centro-sinistra naturalmente indeboliscono. Miraglia va da solo, non ha partecipato in pratica in questi 5 anni all'attività del Consiglio, mi dispiace, così credo che ho qualche difficoltà a comprendere come mai la vice sindaca della Rita Rossa, Laorio, Oria Tricoli. Laurio Trifoglio, che mi ricordo perché ero già entrato in consiglio, lasciò la vicepresidenza, da vice sindaco, perché stava assumendo un ruolo importante come primario in ospedale, ma era molto dispiaciuta e tutti noi volevamo che si fermasse. È difficile capire le motivazioni per cui oggi la portano ad essere un'avversaria del sindaco, insomma, sì, sono sicuramente elementi che indeboliscono il centro-sinistra. Beh, grazie e al prossimo video.